Oh capitano, mio capitano. Chi conosce questo verso? Chi ha detto? Nessuno. Non lo sapete? È una poesia di Walt Whitman che parla di Abramo Lincoln. Ecco, in questa classe potete chiamarmi professor Keating o, se siete un po' più audaci, o capitano, mio capitano. Ora dissiperò alcune voci così che non inquinino i fatti. Certo, anch'io ho frequentato Welton e sopravvivo. Comunque, a quel tempo non ero la mente eletta che avete di fronte. Ero l'equivalente intellettuale di un gracile corpicino. Andavo sulla spiaggia e tutti mi tiravano i libri di Byron in piena faccia. Allora, vediamo. Pitts. Da qualcuno bisogna cominciare. Dunque, chi di voi è Pitts? Molto bene. Vuole aprire il suo libro a pagina 503? Legga la prima strofa della poesia che ci trova. O vergine, cogli l'attimo che fugge. Sì, proprio quella. È appropriata, no? Cogli la rosa quando è il momento, che il tempo, lo sai, vola. E lo stesso fiore che sboccia oggi, domani appassirà. Grazie mille, Pitts. Cogli la rosa quando è il momento. In latino si dice invece carpe diem. Chi lo sa che cosa significa? Carpe diem, cioè cogli l'attimo. Molto bene, signor. Mix. Mix. Mi ricorderò il suo nome. Cogli l'attimo. Cogli la rosa quando è il momento. Perché il poeta usa questi versi? Perché va di fretta. No, ding! Grazie per aver partecipato al nostro gioco. Perché siamo cibo per i vermi, ragazzi. Perché, strano a dirsi, ognuno di noi in questa stanza un giorno smetterà di respirare, diventerà freddo e morirà. Adesso avvicinatevi tutti e guardate questi visi del passato. Li avrete visti mille volte, ma non credo che li abbiate mai guardati. Non sono molto diversi da voi, vero? Stesso taglio di capelli, pieni di ormoni, come voi, invincibili, come vi sentite voi. Il mondo è la loro ostrica. Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi. I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri. Avranno atteso finché non è stato troppo tardi per realizzare almeno un briciolo del loro potenziale? Perché, vedete, questi ragazzi ora sono concime per i fiori. Ma se ascoltate con attenzione, li sentirete bisbigliare il loro monito. Coraggio, accostatevi. Ascoltateli. Sentite?